Nicolò Marino e Linda Vanchieri sono i due nuovi assessori della giunta del presidente Crocetta. Fondi europei, la regione ha tempo fino alla fine dell'anno per spendere 280 milioni. La razionalizzazione del personale della regione siciliana è impossibile. Buonasera, bentrovati a questa seconda edizione del giornale di Media News, oggi lunedì 19 novembre. Il PM antimafia di Caltanissetta, Nicolò Marino, e la funzionaria di Confindustria, Linda Vanchieri, sono i due nuovi assessori della giunta regionale presieduta da Rosario Crocetta. Nel corso della presentazione Crocetta ha anche annunciato delle rotazioni tra i dirigenti dell'apparato burocratico. Vediamo. La giunta Crocetta arriva a quota 4. Tra le new entry il PM antimafia Nicolò Marino e Linda Vanchieri, che avrà la delega alle attività produttive. Per il PM di Caltanissetta invece sono state sciolte le riserve, ma ancora si deve aspettare il via libera dal CSM per ufficializzare il tutto. A lui la delega delicatissima all'energia e rifiuti. Un sogno che si avvera, dice la Vanchieri, che annuncia che il suo sarà un mandato all'insegna della velocità e dello sviluppo, con un occhio particolare agli scenari internazionali. A Marino invece andrà un compito delicato che però non può prescindere dalle sue conoscenze in termini di antimafia. Dopo 25 anni di giurisprudenza, ha detto, potrò dedicarmi all'attuazione di quell'idea di politica che avevo in mente quando ho iniziato. Il presidente Crocetta poi annuncia rotazioni tra i dirigenti regionali nei vari dipartimenti e un largo giro di vite che coinvolgerà tutti coloro che durante la gestione Lombardo hanno sperperato, ma soprattutto hanno bloccato i fondi europei. Ma l'obiettivo primario, annuncia il presidente della regione, è presentare un bilancio definitivo e forti misure di rigore. E adesso ascoltiamo le interviste. Mi riferisco alla necessità immediata di utilizzare i 6 miliardi di euro della programmazione europea, e sicuramente tale non possono gestire questi fondi coloro che non hanno fatto nulla finora o che non hanno lavorato sufficientemente. C'è la possibilità finalmente di poter operare in maniera concreta. Molto spesso si sono fatti soltanto dei proclami, ma erano soltanto proclami di forma. Conosco Crocetta da un certo arco di tempo e so che è un uomo concreto che oggi forse c'è, dando ciascuno il proprio apporto, la possibilità di incidere sul territorio. Ho impiegato molto tempo perché nel momento in cui superi una certa linea, magari l'hai preso in considerazione tante volte, ma quando è il momento di superare una certa linea, quella che finora mi ha visto essere magistrato, non è sempre facile. Oggi si tratta di prevenire e creare, e allora voglio dare il mio apporto. Lo sviluppo della Sicilia parte proprio dalla sinergia tra le forze dell'ordine, la magistratura, le istituzioni che si occupano del controllo del territorio, assieme appunto alle associazioni di impresa e ai sindacati. Quindi questo perché? Perché dobbiamo partire da un unico patto, un patto di responsabilità che ognuno nel rispetto dei propri ruoli deve portare avanti fino alla fine. Il risultato finale deve essere il rilancio del sistema produttivo. Parliamo sempre di regione, fondi europei. La regione ha tempo fino al 31 dicembre per spendere 280 milioni ed evitarne quindi la restituzione a Bruxelles. La regione ha circa 40 giorni di tempo per spendere 280 milioni ed evitarne la restituzione a Bruxelles. In particolare occorre utilizzare i fondi del FESR, per i quali la scadenza è fissata al 31 dicembre 2012. Il FESR è il piano di investimento più importante dei fondi europei, vale circa 3 miliardi, a cui si aggiunge un analogo cofinanziamento nazionale e regionale. Bruxelles ha informato che nella tabella la cifra indicata per la Sicilia è di circa 880 milioni di euro. Il FERS è soprattutto il programma che prevede gli investimenti che dovrebbero produrre sviluppo, infrastrutture, ma anche aiuti alle imprese di ogni settore. Ed è proprio sul fatto che nel programma di investimenti rientrino anche i cosiddetti grandi appalti che conta la Regione per ridimensionare l'allarme di Bruxelles. Nel prospetto inviato alla Commissione europea, commentano dalla Regione, non si tiene conto delle grandi opere che hanno uno sviluppo pluriennale e che dunque non rientrano nel limite del 31 dicembre. Depurata da questa quota di investimenti, la somma che la Regione deve spendere sarebbe molto inferiore, anche se ugualmente importante. Per evitare il disimpegno occorre quindi investire 280 milioni. La razionalizzazione del personale della Regione siciliana è impossibile. Pochi i dipartimenti dell'amministrazione che rispondono alla richiesta di censimento da parte del dirigente generale alla funzione pubblica.
La regione siciliana non riesce a piazzare i propri dipendenti nei posti giusti perché i dipartimenti non rispondono alle richieste del dirigente generale per censire il personale a disposizione. È l'ennesima storia di sprechi che riguarda l'ente territoriale più discusso d'Italia, che riesce a far parlare male di sé anche in un periodo in cui le altre regioni non brillano per popolarità. Giovanni Bologna, a capo della macchina burocratica della funzione pubblica siciliana, aveva inoltrato le richieste del censimento ai vari dipartimenti degli assessorati, ma soltanto 9 su 28 hanno risposto. Così è stato impossibile anche solo avviare qualsiasi processo di razionalizzazione. I dipendenti della regione siciliana sono circa 15.000, ma il dato è aggiornato al 31 dicembre 2011, prima cioè di alcuni prepensionamenti che hanno sensibilmente ridotto il numero di persone in organico. Tra questi non sono compresi i dirigenti, sono invece compresi i dipendenti delle ex terme di Sciacca e Acireale e i 1.300 forestali di ruolo. La redazione dell'ufficio stampa della regione siciliana è convocata in assemblea permanente e ha proclamato lo stato di agitazione. La decisione è scaturita dall'ennesima dichiarazione a mezzo stampa del presidente Crocetta circa lo smantellamento dell'ufficio stampa e vista la perdurante mancata convocazione dell'organismo sindacale ai sensi dell'articolo 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per discutere di ogni iniziativa che riguardi la riorganizzazione che possa avere riflessi sui livelli occupazionali. Così si legge in una nota. Domani all'assemblea permanente hanno confermato la loro partecipazione i vertici della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e della Sostampa Sicilia. Continuano le manifestazioni di protesta a Palermo contro i tagli che il governo Monti ha adottato nel settore dell'istruzione pubblica. Dopo il liceo scientifico Cannizzaro, a Palermo anche il classico Umberto I è stato occupato dagli studenti. In agitazione anche altri due licei classici di Palermo, il Meli e il Garibaldi, dove è iniziata l'autogestione assemblee anche in altri istituti della città. Adesso andiamo a Catania, dove i lavori sulla pista dell'aeroporto Fontana Rossa procedono spediti. Il cantiere avrebbe accumulato infatti circa il 15% di vantaggio, per così dire, sui tempi del programma e si comincia a ipotizzare una riconsegna anticipata di 1 o 2 giorni rispetto alla data contrattuale del 5 dicembre. Inoltre, secondo un report che sta elaborando la società di gestione di Fontana Rossa, diminuiscono i disagi per i passeggeri grazie a una riduzione dei tempi di attesa al check-in, ma soprattutto di quelli di riconsegna dei bagagli a Catania, che per 9 passeggeri su 10 si attesta su 15 minuti appena. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, tra poco. È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. L'ufficio elettorale delle primarie del centro-sinistra di Bagheria comunica che sarà possibile registrarsi per votare mercoledì prossimo presso la Camera del Lavoro della CGIL in via Lorè 52. E sabato 24 novembre in piazza Messina Butifarri di fronte al comune. Occorrono la tessera elettorale, un documento di identità, si dovrà pagare il contributo di 2 euro. Ci si potrà registrare anche il 25 novembre, giorno del voto delle primarie del centro-sinistra, per le quali concorrono Bersani, Vendola, Renzi, Tabacci e Puppato. Il seggio delle votazioni del 25 novembre sarà posizionato a piazza Messina Butifarre e si voterà dalle 8 alle 20. Da giovedì prossimo, cambiamo decisamente argomento, fino a domenica a Bagheria i devoti potranno venerare la reliquia del sangue di Papa Giovanni Paolo II alla Chiesa delle Anime Sante. Vediamo. Questa iniziativa possiamo dire che nasce in occasione dell'anno della fede che Santo Padre Benedetto XVI ha aperto l'11 ottobre ultimo scorso, ultimamente,
e dunque vuole essere un segno importante in occasione di questo anno, non soltanto per la nostra comunità parrocchiale, ma direi anche della nostra comunità ecclesiale di Bagheria e, perché no, anche dell'intera comunità diocesana. Accoglieremo la reliquia del sangue del Papa presso la parrocchia di Maria Santissima del Carmelo, alla presenza dell'arcivescovo e nostro amato cardinale, alle ore 21. Lì ci sarà un momento di preghiera, sempre presieduta dall'arcivescovo, poi si snoderà una breve processione sino ad arrivare qui nella chiesa ecoparrocchiale. Giunti qui, poi ci sarà l'intronizzazione della reliquia che metteremo proprio ai piedi dell'Immacolata, in quanto essa è patrona principale della nostra Sicilia e qui nella nostra città è profondamente amata, tant'è vero che viene evocata madre e regina anche per questo stretto legame e rapporto tra il Papa e la Madonna, sua grande devozione. Poi a partire dall'indomani, e cioè da venerdì, vari momenti, in modo particolare gli incontri con il mondo della scuola, e quindi venerdì incontreremo i bambini della scuola elementare e della scuola media, poi la sera ci sarà una veglia anche di preghiera, venerdì incontreremo invece i giovani delle scuole superiori, proietteremo poi anche un film, poi domenica ci sarà l'incontro con tutti i responsabili della cosa pubblica, gli amministratori, le autorità anche dei paesi limitrofi. Concluderemo poi domenica sera con una solenne celebrazione eucaristica con la partecipazione di tutte le famiglie, delle coppie di fidanzate che si preparano al matrimonio. Il messaggio è semplice: noi come Avis di Bagheria abbiamo scelto il motto di San Francesco d'Assisi, è donando che si riceve, e se guardiamo bene tutti gli anni del pontificato di Giovanni Paolo II, a cominciare dal suo motto Totus Tuo, è una donazione verso la Madonna e verso la Chiesa e verso il popolo santo di Dio, quindi anche questa è una donazione. Prima di concludere ricordiamo che ci sarà questa sera in diretta su Tele One alle 21 una nuova puntata di Centrocampo, il programma condotto da Giusy Randazzo, in studio il maestro Mario Renzi, la fotoreporter Angela Scafidi e l'attore Francesco Benigno, presenti anche il giornalista Salvo Messina e il regista Egidio Termini. Ospiti fissi, come sempre, Domenico Simonetti e Toni Carbone. La replica andrà in onda a mezzanotte su Antenna 1, canale 185, e poi domani alle 18.15 su Video One, canale 196, e poi ancora mercoledì su Antenna 1 alle 11 di sera. Nient'altro per questa edizione, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Arrivederci, una buona serata. Situazione meteo di oggi, lunedì 19 novembre, su Palermo e provincia. Pioggia con locali schiarite, venti prevalentemente moderati da sud-ovest, temperature comprese fra 14 e 19 gradi. Su Catania e provincia pioggia continua, venti prevalentemente deboli nad nord-ovest, temperature comprese tra 16 e 18 gradi. Previsioni per domani, martedì 20 novembre, su Palermo e provincia, pioggia anche abbondante, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da ponente, temperature 15 gradi la minima, 17 la massima. Su Catania e provincia, velato poco nuvoloso, vento da ponente, temperatura minima di 15 gradi, la massima di 20 gradi.